Il Ponte dell'Immacolata porta ad Arezzo una bella novità, la fiera antiquaria allungata. Arezzo mostra così il meglio di sé a cittadini e turisti. Gli antiquari nella parte alta di Arezzo e commercianti sempre aperti nel resto del territorio sono pronti a dare il via allo shopping natalizio, per potersi lasciare così alle spalle, almeno per un po', le malinconie della crisi. Ma sentiamo come si preparano gli aretini all'atmosfera natalizia. Come ti stai preparando allo shopping natalizio? Male. Regali per tutti, regali solo per i bambini? No, iniziamo. No, fidanzato, amiche, genitori. Come vi è sembrata questi addobbi natalizi, questi mercatini di Natale? Bellini. Carini, sì. Peccato il tempo uggioso, però. Sì, speriamo anche di finire in tempo. Quindi regali per tutti, regali per bambini? Per bambini, per amici, per i familiari più stretti. Questo è il fine settimana in cui solitamente si addobba la casa, albero di Natale, presepe, già preparati? Non ancora, un po' in ritardo quest'anno, ma domani si recupera. No, sì, si comincia, via. Regali adesso. Per bambini, regali per... No, i bambini io non ho nipoti, quindi per i figli, e per i familiari, per i parenti. Albero di Natale, presepe, già preparato a casa? No. Ancora no, però preparerò, sì sì. Sì, è iniziato oggi. Come è andata questa prima giornata? Molto, molto in velocità, direi bene, soprattutto libreria. E albero di Natale, presepe, a casa è già pronto? No, non ancora. Preparerà? L'albero, presepe no. Ancora non abbiamo fatto nulla, aspettiamo il lotto, madonna. Sarete albero e presepe? Faremo albero, no, presepe no, non credo. Sì, stiamo iniziando oggi. Regali per chi? No, un po' per tutti, insomma, famiglia, amici, insomma. Bisogna però spendere poco perché c'è la crisi, ecco. Questa... Quindi come vivete questa atmosfera natalizia? Ma sempre con allegria comunque, insomma, poi alla fine l'ottimismo della speranza e il pessimismo della ragione, siamo gramsciani in questo. La tre giorni della fiera antiquaria, come hanno reagito gli aretini? Ma direi proprio bene, vedo tanta gente fuori, tutti abbastanza soddisfatti, soprattutto gli espositori, c'è un'armonia, si sente un'accoglienza diversa, così dobbiamo fare se vogliamo veramente trovare fra di noi la forza per cambiare qualcosa. Al via lo shopping natalizio, come si prepara l'assessore? Ah, penso come tutti, andiamo in giro, le prime cose che ho comprato riguardano proprio gli addobbi natalizi, dai bambini che sono stati veramente bravi, quest'anno li trovate qui in piazza San Jacopo, e poi come penso ogni famiglia le cose che servono.